Gilda TV è a Roma a seguire i lavori dell'incontro organizzato da Gilda degli insegnanti, CGL, CISL, UIL Scuola, sul DDL La Buona Scuola. E, si parla di stabilizzazioni, quindi di precariato e insomma, della riforma a tutto tondo, proponendo soluzioni alternative a quelle contenute nel DDL La Buona Scuola. E, sentiamo adesso l'intervento del coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, Rino Di Meglio. Governi che si sono succeduti nel corso degli anni di effettuare regolarmente il reclutamento attraverso i concorsi. Un tempo le cose erano così, ogni due anni si facevano i concorsi e tra un periodo e l'altro c'era una graduatoria e sicuramente nelle condizioni del passato l'Italia non sarebbe stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea. Ora purtroppo c'è stato prima un annuncio che dava 150.000 posti, poi adesso abbiamo l'ultima versione del disegno di legge che si limita a 100.000 posti circa, che sono sicuramente insufficienti rispetto alla platea dei precari che nelle varie situazioni hanno acquisito il diritto alla stabilizzazione. C'è, mi pare, una completa dimenticanza per il settore del personale ATA che è scomparso dall'instabilizzazione. Voglio ricordare che il fatto fondamentale è stata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato il governo italiano dicendo che ha violato tutte le direttive e norme comunitarie che prevedono che anche nel settore pubblico non si possa mantenere in condizioni di precarietà il lavoratore oltre i 36 mesi. E è particolarmente singolare la proposta, ne ha accennato prima Ciccio Scrima, la proposta di legge allorché il disegno di legge allorché parla addirittura di vietare il lavoro oltre i 36 mesi, cioè addirittura vengono invertiti i termini del problema. Per non creare il diritto io ti vieto di lavorare e quindi ti licenzio semplicemente perché sei arrivato al 35esimo mese. È una soluzione illogica e anche di dubbia costituzionalità sicuramente perché la Costituzione dice che al pubblico impiego si accede per concorso e questo riguarda anche la scuola. Ma c'è anche una questione di merito, cioè si parla di merito nella scuola, scusatemi, se uno è primo in graduatoria è lì perché ha acquisito più titoli degli altri e probabilmente è anche un bravo insegnante, allora tu sei un bravo insegnante, siccome hai lavorato troppo io ti licenzio e arrangiati e aspetta il prossimo concorso che chissà quando verrà, perché poi ci auguriamo che si torni prima o poi a un reclutamento normale, ciò che i concorsi periodici. Basta. Ecco, io raccomando ai signori del governo e del Parlamento di leggere con attenzione la sentenza della Corte di Giustizia Europea, perché lì sta scritto, se lo leggete, che se si fossero fatti i concorsi periodici, anche se uno avesse lavorato per 36 mesi e fosse stato bocciato nei concorsi, il diritto non l'avrebbe acquisito. Quindi il problema va affrontato alla rovescia. È il regolamento, è la regolamentazione periodica dei concorsi che risolve il problema dei 36 mesi. Evidentemente gli uffici legislativi sono abbastanza distratti, non approfondiscono la materia e abbiamo questi provvedimenti mostruosi. L'altro problema che tocca il precariato, poi toccherà quello di ruoli, è che qui non si acquisisce più la titolarità. La questione di finire in un albo significa una cosa molto semplice, che progressivamente si va a abolire qualsiasi titolarità, partendo dai precari non messi in ruolo, ma poi toccherà anche quelli che sono già di ruolo, che sono o condannati a restare per tutta la vita nella stessa scuola, o nel momento in cui fanno domande di trasferimento finiscono automaticamente nell'albo. È una questione che secondo noi non sta assolutamente in piedi, come la questione della gerarchizzazione totale della scuola, che dice c'è uno solo che sceglie nell'albo, c'è uno solo che decide il periodo di prova. Ecco, noi riteniamo che tutto questo non faccia bene neanche al dirigente scolastico. Se io fossi un dirigente scolastico mi preoccuperei molto di una legge che mi attribuisce la responsabilità della didattica, perché è una questione di logica. Come faccio io, che magari ero docente di educazione fisica, sono diventato dirigente scolastico e a un certo punto della vita devo giudicare la didattica del docente di filosofia, di storia o di matematica, cioè materie nelle quali non ho assolutamente alcuna competenza. Noi pensiamo che bisogna, anche sulla questione del precariato,
Vado a concludere. Innanzitutto è necessario stralciarlo dal disegno di legge, perché il tempo sta correndo e difficilmente riusciremo o riuscirete voi a fare qualcosa in tempo che porti a vararla, perché ci siano i tempi entro settembre delle assunzioni. Quindi è urgente fare un decreto legge che tocchi solo la questione della stabilizzazione, questione che deve essere affrontata con un piano pluriennale, perché non è possibile chiudere la porta e chi è dentro è dentro e chi è fuori, perché abbiamo i docenti delle GAE, quelli che non stanno nelle GAE ma hanno i 36 mesi, quelli che hanno acquisito le abilitazioni, lo sapete meglio di me, c'è una categoria vasta che in un modo o nell'altro ha dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative di essere stabilizzata. Ecco, quindi consiglio un'estrema prudenza nello scrivere, cerchiamo di ragionare, perché è assurdo che fino adesso si sia accuratamente evitato qualsiasi confronto con il sindacato e che gli incontri a livello di ministri si siano ridotti a una sceneggiata, nel senso siete qui, se avete da dire qualcosa parlate e arrivederci, perché così è stato fino ad oggi. Cioè in pratica si è chiusa completamente la fase delle redazioni sindacali, qui nessuno pretende di sostituire il ruolo del governo, è giusto che il governo governi, che il Parlamento legiferi, però penso che in democrazia sia indispensabile e necessario anche ascoltare, altrimenti si rischia di scrivere dei provvedimenti che sono improvvisati e che vanno a creare una scuola pessima anziché una buona scuola. Dal Gilda TV è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.